Buongiorno Riccardo Barenghi, la iena della Buongiorno. stampa. E qualcuno oggi, a proposito del giudizio dell'Europa, su qualche giornale ricordava che la Commissione però non parla, o ne parla in maniera molto timida, dei nostri dati favorevoli, insomma, anche degli sforzi che abbiamo fatto, e ignora il disavanzo commerciale della Germania che sta mettendo in ginocchio gran parte dell'Europa. Cosa deve fare Renzi a questo punto? Deve farsi valere? Beh, farsi valere, non è facile farsi valere in Europa, no? Perché noi siamo comunque un paese debole, non siamo certo uno dei paesi più forti. Insomma, la Germania si può permettere di sforare, di fare un po' quello che vuole, anche perché poi è come si dice, la locomotiva d'Europa e quindi anche qualche deroga se la può permettere. Noi no, tanto più che Renzi è arrivato al governo senza un mandato popolare. E questo non Ma tu solo, dici questo è il diciamo, peccato beh, non originale? solo, diciamo, è un problema formale, no? Perché, chiamiamolo formale, ma è anche un problema di sostanza, nel senso che il governo Renzi, non avendo un mandato popolare, ma essendo arrivato un po' così, che diciamo per caso, è meno forte in Italia ed è meno forte in Europa. Quindi lui, secondo me, ha fatto un doppio errore lì, sia perché tutto quello che si è detto, Enrico stai sereno, eccetera, eccetera, e poi ha smentito se stesso un giorno dopo l'altro, ma anche perché arrivare al governo così non ti rafforza in Europa, tanto più se vuoi andare lì a ricontrattare il patto di stabilità, il Sì. 3%, eccetera. Io non credo che Renzi, per come è messo il suo governo, che appunto non mi sembra un governo fortissimo, riuscirà a ricontrattare niente in Europa. Bisognerà vedere adesso le elezioni europee come a Che maggio, saranno il come primo andrà. vero test, no? Il vero Insomma, per testo sarà capire. sia per il governo Renzi, sia per Renzi stesso, sia per diciamo, l'Italia in Europa. Peraltro il tuo giornale segnala oggi, diciamo, uno snodo che non è da sottovalutare al di là delle riforme annunciate, che ci potrebbe essere un rischio di manovra per E Renzi, cioè certo. di qualcosa che sulle tasche degli italiani potrebbe Insomma, nuovamente pesare. non gli sta andando bene. I primi giorni di governo non gli stanno andando bene. Anche questa Tu dici storia neanche il della. premio Oscar è stato foriero di buoni No, auspici, no? neanche il primo ministro, la grande bellezza. Al momento io non la vedo, francamente. A parte che il film, la grande bellezza c'è solo nel titolo perché il Sì. resto è terribile. Ma la grande bellezza come titolo neanche nel governo Renzi, che ne dica lui con queste propagande, i bambini di qua, i bambini di là, ma Sì, perché c'è insomma. poi tutta questa polemica che questa scolaresca gli ha intonato questa filastrocca, allora Grillo ha detto come ai tempi del Dei figli Duce, della lupa, sì, dei figli beh, della insomma adesso lupa. Grillo un po' esagera, però certo, adesso cosa stiamo aspettando? Stiamo aspettando mercoledì, no? Sì, Ve lo l'attesa adesso è per diciamo mercoledì. mercoledì. E adesso siamo lì che aspettiamo mercoledì e vediamo che succede questo mercoledì, se sarà un mercoledì da leoni o un mercoledì delle ceneri, non so. Sì, buongiorno.